una partita in cui saremo in grande emergenza e quindi dovremo fare di necessità virtù, ma questo non deve essere assolutamente nessun tipo di alibi. Ma come ho detto, ragazzi, sarà anche un'opportunità per coloro che magari hanno fino ad oggi avuto meno minutaggio e che avranno la possibilità di giocare una partita straordinariamente bella da giocare, molto stimolante, molto motivante. Fiorani andrà valutato fino all'ultimo secondo. Però già vi dico che non prenderò mai un rischio in nessuno di loro. E quindi io non voglio rischiare un calciatore per poi perderlo per 3, 4, 5 gare. E Lombardo è stata una scelta perché chiaramente, avendo necessità, il presidente e il direttore hanno accolto quelle che sono state le mie necessità, perché le mie richieste, perché eravamo in palese difficoltà numerica e quindi Lombardo penso, oggi ha svolto la seduta di allenamento con noi e domani sarà a disposizione. È ipotizzabile pensare di vedere un'interpretazione sia a livello di sistema di gioco che di gestione della partita un po' diversa. Sì, abbiamo provato qualcosa, anche qualcosa di diverso, come già l'avevamo preparato nella partita precedente. Detto questo, io penso che l'identità e l'atteggiamento, la mentalità non deve cambiare, perché poi scriveresti un tema a cui non sei preparato. Poi io mi aspetto che i ragazzi sul campo diano veramente qualcosa in più, a cominciare da me, dal mio staff, perché domani è un bel test. A me è una partita che mi stimola parecchio, perché nelle difficoltà poi si vede davvero di che pasta sei fatto. E quindi sono estremamente curioso. C'è subito un'altra partita determinante del nostro percorso contro una squadra molto equilibrata, sia in fase di possesso che di non possesso. È equilibrata, fa le cose bene, molto intensa, aggressiva nella fase di non possesso. Una partita tra due squadre che provano a fare la gara sempre, quando sono in possesso, tutte e due. Quindi una partita aperta e una partita al di là del fatto che sia la terza in una settimana, però concettualmente di due squadre che non piace che la palla l'abbiano gli avversari. Quindi intensità, grandi pressioni, e chi sarà più bravo a rimanere ordinato, compatto e avere i tempi giusti sotto questo punto di vista potrà portare la partita dalla sua.